mondo ideale sarebbe quello lì, tu lavori in commissione, quando ci stai in stretto contatto loro cedono perché vedono che hai proprio ragione, no? Nelle commissioni siamo 35-40, pochi vieni a lavorare, loro vengono a più presto e ne vanno, quindi spesso rimaniamo in 10-15, si crea proprio un rapporto collaborativo. E là non possono dirti no, perché quando le dai una te la votiamo. Adesso questo qua, l'ha detto prima, l'hanno votata, in commissione è passata proprio a unanimità, perché è un emendamento giustissimo. Ieri noi siamo rimasti ancora alla votare, infatti oggi abbiamo rischiato di non stare qui, hanno sospeso i lavori in tarda ora. C'è giunta voce che hanno fatto i soliti pasticci in commissione bilancio, non ci sono le coperture, speriamo che non lo fanno saltare questo emendamento, perché loro così fanno, e spesso in commissione, si ambienta, in tutte le commissioni, ti danno l'ok, lo fanno passare, perché sennò veramente tu gli dici ma come è possibile stare da fuori, sei pazzo? Poi andiamo in aula, si nascondono tra i banchi e vanno a votare, e votano contro, e tu li guardi in faccia, dici loro si abbassano, si nascondono, cioè, questa ma è la situazione. Poi vado oltre, questa è la realtà, poi purtroppo c'è una realtà che non ti racconto, non so se hai seguito, tu se segui le nostre attività. Cioè noi abbiamo scoperto che io non volevo andare manco più in Parlamento, stavo, io mi incazzo, esagero, certe volte mi devo mantenere calmo. Ci abbiamo, dopo, era il decreto, ma mi sfugge perché ne abbiamo fatti tanti, comunque, ma un mesetto fa, dopo tutti i decreti, no, tutti gli emendamenti che vengono approvati, poi alla fine passano per la commissione bilancio per vedere la copertura, se c'è la copertura. Quindi vogliamo ristrutturare la piazza... Vogliamo ristrutturare la piazza, c'è la copertura, e quindi passano alla fine, si fanno 2-3 giorni per le nottate, bilancio, dove emendamento per emendamento si deve trovare la copertura finanziaria dell'emendamento. Ebbene, noi siamo stati su un decreto, 3 giorni e 2 notti lì, e abbiamo scoperto, abbiamo denunciato e per fortuna abbiamo registrato la telefonata di un lobbista che stava lì dentro, ed è stato capace di far cambiare un emendamento del PD a firma di Speranza. Cioè questo ti vuole far capire cosa c'è dietro. No, abbiamo scoperto Luigi Di Maio, ma stiamo scrivendo un altro regolamento, che ci sono circa più di 2000 persone autorizzate, che sono proprio lobbisti delle farmacie, delle università, delle grandi multinazionali, che hanno proprio il badge per entrare e stanno lì, però non possono stare lì, hanno il badge per entrare per avere i rapporti con il Parlamento, ma non possono stare lì in commissione. Abbiamo scoperto che ci sono queste persone che vanno vicino a vedere tutti gli emendamenti. Adesso questo emendamento era abbastanza complesso, ma te lo spiego in 3 parole, andava a favore, cioè l'emendamento era scritto bene, cioè levava dalla casta, cioè chi guadagnava più di 150.000 euro, a favore per un'equa distribuzione delle risorse anche ai fini pensionistici. Ebbene, sono arrivate le telefonate a questo signore dai professori universitari, dai grandi manager, tanto ha fatto questo qui, ha fatto cambiare l'emendamento. Poi abbiamo registrato, se vai in rete la trovi, Luigi Tivelli, si chiama Luigi Tivelli, tra l'altro adesso è stato licenziato, questo era un consigliere parlamentare, è stato mandato via, che ha fatto una figuraccia, ma figura di ogni giorno è questo, cioè lo sappiamo, noi questo l'abbiamo colto con la telecamera, l'abbiamo registrato col telefonino, quindi hanno dovuto per forza licenziarlo. Praticamente questo qui, ti dico la telefonata, me la trovi in rete, si vantava al telefono con un'altra persona, non sapevamo chi fosse, dicendo sono stato artefice di un'azione lobbistica di altissimo livello, la devono inserire nei manuali delle azioni lobbistiche, cioè questo è il Parlamento. Ed è così, sono 30 anni che va avanti così. Purtroppo fanno interessi, e questo perché? Cioè, mi rispondo io fino a un anno fa non sapevo nemmeno come funzionassero le cose, non lo posso, fino a quando non ci sei dentro non lo puoi sapere. Loro si aspettavano che arrivassero dei giorni barbari a distruggere il Parlamento. Per fortuna sono arrivati 160 persone, mediamente, altamente, lo posso con molta umiltà, te lo dico, preparate, dove sui contenuti, dal primo giorno, noi abbiamo lasciato loro scampo. Dopo 2-3 mesi abbiamo imparato anche come funzionava proprio la macchina parlamentare, quello come diceva prima, commissione, aula, camera, senato, torna indietro, decreto, 90 giorni, tutti questi giochini, perché poi loro ti fanno sempre il ricatto psicologico. Cioè in un decreto, ti faccio l'esempio più eclatante, quello del femminicidio, era il decreto contro il femminicidio, loro ci hanno messo di tutto dentro, di tutto di più, noi abbiamo dovuto votare contro, e sui giornali hanno scritto il Movimento 5 Stelle contro le donne. Banca Italia è la stessa cosa, ma adesso in quelle, per un, se non sono chiaro, nel decreto contro il femminicidio dentro c'era la TAP, c'era il Salva Province, c'erano milioni alle banche, c'era di tutto di più. Con questo decreto adesso, con IMU Banca Italia, loro con il ricatto, se voi lo fate decadere, allora i cittadini devono
devono pagare l'IMU, invece noi la dobbiamo abolire. Quando non è così, noi abbiamo imparato, abbiamo protocollato, nero su bianco, se vai sul sito della Camera, non so se trovo sul sito del governo lo trovi, abbiamo protocollato la richiesta di scindere i decreti due, cioè di votare l'IMU con un decreto, la Banca Italia da un altro, hanno fatto un giochino finanziario dove hanno regalato dei 4,5 a 7,5 miliardi sempre alle azionisti, alle banche, cioè è sempre quello, ogni decreto, ogni emendamento, ci sono milioni di euro regalati tra di loro, scambiati loro. Poi, purtroppo, questo lo dovrebbe pure aprire gli occhi, facendo una mappa del potere, se andiamo ad analizzare gli ultimi 40 anni, sono sempre loro, è una casta di famiglie tutta intrecciata, allora Parlamento europeo, Parlamento italiano, provincia, assessori là, sindaco di là, regione Campania, poi fai una legislatura in Parlamento, poi torni a fare il sindaco là, poi torni a fare il consigliere, sono sempre loro. È una massa di cancro, abbastanza rossa. Sono pure io.